Quando ero piccola mi sentivo diversa, perché dalle caratteristiche, da come ero fatta, gli altri avevano tipo la pelle chiara, io avevo la pelle scura, gli altri erano, cioè insomma, io non avevo proprio le caratteristiche italiane, quindi mi sentivo troppo a disagio. All'elementare ero un bambino che era molto frenetico, eh. Molte volte cercavo di essere accettato attenzione, però molte volte causavo problemi ai miei compagni. Ero molto agitato, molto insicuro di me stesso, di fare le cose che non ero sicuro di fare. Con il fatto di essere stata adottata, essere stata in affido, in casa famiglia, ho dovuto anche cambiare scuola, cambiare città e cambiare vita, amicizie. Non mi sentivo sicura e non mi sentivo a casa. Il mio primo giorno di scuola con mamma e papà siamo entrati in presidenza e la preside ci ha accompagnato in aula. Io non riuscivo a capire l'italiano e tra mamma e papà c'erano tutti dei discorsi con la preside che stava davanti e io non capivo niente, stavo tra i miei pensieri di ansia. Quel momento è stato molto importante perché sapevo di non poter tornare indietro. Dal 2000, dalla ratifica della Convenzione dell'Aia, hanno trovato famiglia in Italia, per adozione internazionale o per adozione nazionale, 70.000 bambini e bambine. Non dobbiamo pensare solo a loro, dobbiamo pensare a tutti quelli che loro hanno intorno, alle loro famiglie, ai loro genitori, ai loro zii, ai nonni, ai loro insegnanti. Si tratta di una grande moltitudine di persone che è toccata dalla realtà dell'adozione. Quando si diventa famiglia per adozione, si diventa famiglia attraverso un incontro di biografie, si dice, non di biologie. L'arrivo in famiglia di un bambino per adozione significa l'entrata della sua storia nella storia della sua nuova famiglia. Questo è il potere dell'adozione. E quando un bambino va a scuola, porta tutto questo a scuola. Sono i ragazzi stessi adottati che chiedono che la società sappia di adozione. Così che quando viene una domanda, ma di dove sei? Perché magari hanno tratti somatici differenti, sia che vengano da paesi esteri o anche se nati in Italia. E quando la risposta è sono adottato, spesso c'è una pausa dopo, come un momento di interrogativo negli altri. Ecco, sono i ragazzi a chiederci, fate in modo che la società sappia di adozione, in modo tale che non ci siano queste pause. Da 5 anni sono attive in Italia le linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati. Sono state un documento fortemente voluto dalle associazioni familiari e costruito dal Ministero, dal MIUR e dal coordinamento CARE. L'adozione è un dato esistenziale della persona, non termina con l'infanzia, si è adottati anche a 16 anni, anche a 30 anni. È necessario esserne consapevoli, è necessario essere consapevoli che l'adozione significa avere una vita che ha avuto un prima e che poi ha avuto un dopo. E tra quel prima e quel dopo c'è in mezzo appunto l'adozione. E c'è perché è avvenuta una perdita, è avvenuta una perdita della famiglia di origine, è avvenuta una perdita di cui non si sa il perché e di cui è anche un po' inutile talvolta cercare i perché. I perché sono tanti quante le vite delle persone. Un insegnante sa che quel ragazzo può portare quella storia. Questa è la consapevolezza che le linee di indirizzo costruiscono. Ricordo il primo giorno che è arrivato Giovanni in classe, accompagnato dal preside e dai genitori. Si è mostrato molto intimidito, però fin da subito molto volenteroso di essere accolto. Lui è arrivato in classe che praticamente non parlava una parola di italiano, però con i bambini molto in fretta è riuscito a farsi capire. Il primo giorno che Kashif è venuto in classe è stato un giorno molto particolare perché quando è arrivato lui, i bambini hanno guardato ad altezza, alla loro altezza, ma Kashif era molto molto più alto perché era più grande di loro, perché per motivi burocratici, per l'adozione, è dovuto stare in una classe più piccola. In realtà era un ragazzo già delle medie e tutti però hanno cercato di parlarci, di tirarselo da una parte all'altra proprio perché erano curiosi di parlare con un bambino grande per loro. Lui invece aveva le difficoltà di un ragazzo che non aveva mai
studiato a scuola in Pakistan, quindi non sapeva l'italiano, non sapeva scrivere neanche in urdu nella sua cultura, quindi per lui, che è molto orgoglioso, era una difficoltà. Quando un bambino arriva in famiglia, sia per adozione internazionale che adozione nazionale, ha bisogno di tempo per imparare a conoscere le nuove relazioni affettive. Chi sono le persone che stanno diventando i suoi genitori e che all'inizio sono dei perfetti estranei? Ci vuole tanto tempo, perché i bambini, soprattutto i bambini che sono stati fortemente traditi dagli adulti, che sono vissuti in ambienti istituzionalizzati, che sono vissuti in ambienti difficili, che hanno subito maltrattamenti, hanno bisogno prima di tutto di ricostruire, si dice, i modelli di attaccamento, ma in realtà parliamo in maniera più semplice, più diretta, hanno bisogno di ricostruire la fiducia, i rapporti con gli adulti. E ci vuole del tempo, tanto tempo. Fidarsi significa prima non fidarsi, poi scoprire che ci si può fidare. E questo avviene con i propri genitori, ma avviene anche con i propri insegnanti. Si tratta di bambini che a volte si allontanano, respingono le attenzioni o che altre volte le cercano incessantemente. Ecco, ogni insegnante sa che ha bisogno di guardare gli alunni e di capire cosa succede in quell'istante. Vedere, si dice, quali sono i comportamenti ripetitivi. Ci sono bambini che hanno bisogno di stare vicini alla cattedra perché hanno bisogno di quelle attenzioni, perché sennò entrano in ansia. O bambini che invece hanno bisogno di stare un po' distanti e rispettati nella propria distanza. Ci sono anche bambini che tireranno fuori, possono tirare fuori, dei momenti di difficoltà, dei momenti di crisi, di arrabbiatura forte. Questo forse è una delle fatiche maggiori per gli insegnanti, perché quando i comportamenti diventano difficili, è difficile anche armonizzarli con il resto della classe. Però ecco, bisogna riuscire a fare un passo indietro e capire il motivo di quei comportamenti molto spesso. Va fatto per ogni alunno. Ci siamo accorti che aveva tante cose da raccontare e piano piano le domande dei bambini hanno fatto in modo che lui potesse tirar fuori un po', piano piano un po' di sé. Ha iniziato a raccontarci la sua storia e è stato un modo anche per imparare l'italiano, però anche per farlo parlare, per far uscire fuori i suoi ricordi, e ne aveva tantissimi che si affastellavano e piano piano sono venuti fuori tutti, ricordi anche negativi, e l'ha raccontati alla classe, e per questo penso che questa esperienza sia stata molto arricchente anche per gli altri, perché veniva da una storia difficile, in un paese difficile, un paese anche violento sotto certi punti di vista. E lui l'ha raccontato, ha raccontato le cose che ha visto, le difficoltà, però aveva anche molta nostalgia del suo paese. Mi diceva: maestra, io là stavo sempre per strada, anche se pioveva, però faceva caldo, quindi potevo giocare tutto il giorno. E qui sono molto contento di venire a scuola, sempre elegante, col grembiule preciso, però là giocava tutto il giorno. Negli anni successivi lui si era ormai adattato sicuramente alla classe, a tal punto da farla diventare un po' il suo riferimento, anche per sfogarsi, per iniziare a parlare. E ci sono state delle situazioni particolarissime in cui Afranio si è aperto e l'ha fatto con noi, l'ha fatto in classe. Una volta è stato la prima volta che abbiamo fatto uno spettacolo, e alla fine dello spettacolo è andato in braccio al papà e ha cominciato a piangere ininterrottamente, perché l'emozione era talmente tanta, la sua, quella di riuscire a fare questa cosa di fronte ai suoi genitori, che ha pianto, è come se avesse tirato fuori una parte del suo passato lì in quel momento. Cioè, io adesso non sono più timido, io adesso ce la posso fare, io adesso riesco a parlare con gli altri. E quello è stato un momento molto emozionante anche per tutti i bambini. Una cosa che mi ha colpito è che lui non ha mai raccontato della sua vita precedente. Io nemmeno gliel'ho mai chiesto, perché mi rendevo conto che lui non voleva parlarne. Il suo impegno grosso era quello di dire: io
sono di questa realtà, faccio parte di questo mondo e voglio essere accettato qui. Proprio per questo non gli sono mai state fatte domande particolari, ma è sempre stato considerato come quasi fosse con noi dalla prima elementare, dal primo giorno. E l'impressione che ho avuto io è che lui non ne voleva parlare, perché si trovava talmente bene nella situazione con cui, in questi genitori, in questo mondo, in questa vita, che sembrava quasi che lui avesse paura di parlare del passato, come se chissà qualcuno potesse riportarlo indietro. Gli insegnanti hanno un grande ruolo nella vita dei loro alunni, tutti, adottati e non adottati, sempre. Tutti noi ci ricordiamo degli insegnanti che ci sono stati accanto, quelli che hanno fatto la differenza. E gli insegnanti fanno la differenza. Ogni insegnante sa quanto sia importante il gruppo della classe e sa che quando un ragazzo racconta qualcosa di sé, la maggiore risorsa sono i compagni, anche con le loro domande impreviste, anche con le loro domande fatte con le parole sbagliate, non conta, ma quello che conta è che ci sia una naturalezza nella classe. Talvolta i ragazzi e i bambini adottati si raccontano a scuola prima che a casa, perché la scuola è un ambiente che stimola, è un ambiente che porta a parlare, a condividere, e poi forse a casa ci sono relazioni affettive ancora troppo turbolente, troppo intense, non ci si riesce a raccontare, ma capita spesso che l'insegnante sappia prima certe cose dei genitori. Noi quest'anno che abbiamo avuto una bambina indiana che è arrivata, veramente è arrivata l'anno scorso, a metà anno, beh, abbiamo fatto un inserimento e i primi 2 mesi è venuta con la mamma, si sono sedute insieme all'ultimo banco e hanno fatto una giornata scolastica fino all'1 e mezza insieme. Dopo non c'è stato più problema, ce ne siamo resi conto tutti, quando una bambina poteva, perché sapeva che di sicuro avrebbe ritrovato la mamma all'uscita e quindi sotto certi punti di vista forse le faceva anche piacere essere trattata come gli altri bambini, per cui lasciata a scuola e è venuta a riprendere alle 4:30 la scuola dalla mamma. Ma la prima fase è stata molto importante. La flessibilità di cui le linee di indirizzo parlano è una flessibilità che l'insegnante ha nel suo bagaglio di lavoro e che può tirare fuori in ogni momento, e naturalmente ha a che fare col fatto che un ragazzo può arrivare in classe in qualsiasi istante dell'anno, che si può dover attrezzare un piano didattico personalizzato in qualsiasi momento. I bambini e i ragazzi adottati non sono bambini e ragazzi con bisogni speciali a priori, sono bambini e ragazzi con una grande forza, una grande resistenza, ma possono avere delle specificità. Cosa succede a scuola? Che molto spesso in molti ragazzi che parlano perfettamente bene italiano, venendo da altri paesi di origine, poi però quando si va a lavorare sulla lingua della scuola, che è una lingua specifica, che è una lingua tecnica, ci sono delle cadute, ci sono dei momenti di difficoltà. Ecco, è bene tenere in mente da insegnante questo aspetto, è bene tenere in mente che i ragazzi hanno avuto anche un transito di lingua di questo genere. Una lingua di origine è stata spostata da qualche altra parte ed è invasa da una nuova lingua, perché probabilmente una serie di complessità e di difficoltà che hanno nella restituzione scritta, orale, i ragazzi, può dipendere anche da questo. Ci sono ricercatori che stanno lavorando su questo in modo molto attivo ed è un tema molto importante, perché poi la prestazione scolastica ha a che fare con l'autostima dell'alunno. Quindi la flessibilità, l'attenzione a questi aspetti può essere importante. Quando una ragazza racconta di sé e della propria storia in un tema e magari fa tanti errori grammaticali e si dà un voto a questo tema, è importante tenere presente che si dà un voto agli errori grammaticali, ma si sta dando un voto anche alla vita di questa ragazza o di questo ragazzo. Questa è la flessibilità che serve agli insegnanti, tenere presente la vita e le specificità dei loro alunni. Tutto il lavoro fatto per gli alunni adottati ha permesso di costruire altri strumenti per includere altri alunni, gli alunni che vivono in realtà fuori famiglia, i ragazzi in affido eterofamiliare, o i ragazzi che hanno bisogno di periodi in comunità,
o i ragazzi che arrivano in Italia come migranti non accompagnati. Si tratta di alunni più fragili rispetto agli alunni adottati, perché non sono con la loro famiglia, sono in situazione di transito, hanno bisogno di ancor maggior flessibilità e di maggiore attenzione. È una cosa molto bella che le linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati abbiano portato a costruire questi nuovi documenti, e in particolare mi riferisco alle linee guida per gli alunni e le alunne fuori dalla famiglia di origine, che sono state scritte nel 2017 grazie alla collaborazione dell'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza e del MIUR, con l'aiuto dell'Associazionismo Familiare e in particolare del Coordinamento CARE. Non dobbiamo pensare ai bambini, ai ragazzi adottati, come persone fragili, da trattare con cure speciali, coi guanti. Non è così, sono persone forti, sono persone che hanno attraversato tanto, che hanno avuto una vita importante, e sono persone che si stanno trasformando, persone piccole che stanno crescendo, anche grazie ai loro insegnanti, e andranno oltre, andranno nel futuro, costruiranno la nuova società che costituisce il nostro paese, anche grazie a voi. Beh, la scuola dopo il primo momento di paura è stata una cosa, diciamo, un trampolino di lancio, perché mi ha dato il via per il futuro, cioè per dove sono oggi, per ciò che devo fare, perché mi ha insegnato molto la lingua e il modo di fare, che era tutto diverso dove stavo prima. Può succedere che a volte le parole possono finire in più, però cioè, dici vabbè, ok, basta. Adesso mi sbalordisco di me stesso perché riesco a fare cose che prima non riuscivo a fare. Mi sono sentita finalmente a casa nel mio periodo scolastico, soprattutto durante le medie, perché ho capito cosa avrei voluto fare da grande. E io da grande vorrei fare il magistrato, e per questo ho preso il liceo classico, e dopo vorrei fare giurisprudenza, infatti. E vorrei fare questo lavoro perché a me interessa la giustizia, mi interessa la legge, e penso comunque che il rispetto delle regole sia importante comunque per vivere bene tutti quanti. E non bisogna comunque sentirsi diversi, perché anche questo è la legge, che siamo tutti uguali, e quindi io non mi devo sentire diversa da te o da qualcun altro. Freedom. Sky. Future.